Cari amici di Hellas Live, siamo in compagnia dell'avvocato Roberto Bussinello per commentare questa sentenza storica, non solo per la società dell'Hellas Verona, ma anche per il calcio italiano, visto che si tratta appunto del primo caso in Italia dove viene smentita quantomeno la decisione che in un primo momento il giudice sportivo aveva preso grazie alla relazione di questi tre ispettori che si erano di sana pianta inventati questi cori di ben 3.000 persone nei confronti sia di Muntari che anche di SN, anche se diciamo che il caso è stato etichettato come il caso Muntari. Caro Roberto, gran parte del merito va alla società di Viabeggio, all'avvocato Stefano Fanini, ma anche a te, perché insomma anche tu hai mosso le acque per far sì che non tutto venisse mascherato e insabbiato come purtroppo spesso e volentieri in Italia succede. Il tuo commento in merito appunto a questa sentenza qual è? Beh, come hai detto tu giustamente, c'è stata questa bellissima sinergia tra varie situazioni che sono intervenute. È chiaro che l'avvocato Stefano Fanini è stato bravissimo e la società Hellas Verona è stata molto coraggiosa nell'opporsi sin da subito a un qualcosa che sembrava incanalato in una direzione ben precisa. Ma non dimentichiamoci che in questo contesto c'è stato proprio un movimento d'opinione che è intervenuto e direi non si è comportata male nemmeno la società Milan, che è stata corretta nel dire quello che effettivamente è successo. È una decisione storica questa della Corte d'Appello federale, perché non era mai successo che venissero smentite le dichiarazioni fatte dagli ispettori federali. Ecco, se c'è stato un vantaggio dato da quell'esposto effettuato in sede penale, è stato quello di essere riusciti a dimostrare che questi ispettori federali, non essendo pubblici ufficiali e non redigendo un rapporto pubblico e quindi non essendo penalmente responsabili, non fanno nemmeno un atto filefacente. Quindi fanno una dichiarazione di carattere strettamente privatistico che può essere smentita da elementi probatori contrari. Ed è quello che è successo in questo caso. Crea un bel solco questo nella giurisprudenza precedente, è una novità, io spero che possa essere utilizzata anche per altre situazioni affinché la verità possa emergere come è emersa in questo caso. Ecco, ovviamente adesso tutti i tifosi del Verona e non solo dicono: ma questi tre ispettori verranno licenziati in tronco, rimarranno nell'assetto della federazione e soprattutto chi ha infangato il nome di Verona pagherà, quindi verrà denunciato, si potrà civilmente agire nuovamente? Allora, quello che succede a questi tre ispettori all'interno della FIGC non è dato da sapere, in quanto la FIGC è un'organizzazione privata e si autogestisce le proprie scelte. Certo, ne è uscita con le ossa rotte perché le figuracce di questi tre individui si sono riversate anche sulla federazione. Quello che possiamo fare noi cos'è? C'è sicuramente la possibilità di fare un'azione civile. Un'azione civile perché è stata lesa l'immagine della città, è stata lesa l'immagine della tifoseria, ma aggiungo io, è stata lesa anche l'immagine della squadra e perché no degli sponsor, i quali potrebbero anche aver subito un danno economico patrimoniale in quanto tacciati di sponsorizzare una squadra i cui tifosi compiono degli atti che sono considerati riprovevoli, quali gli ululati. Sappiamo come soprattutto l'Europa e le federazioni sportive europee siano intervenute dando delle direttive molto severe sul punto. Quindi sono ipotizzabili azioni civili sicuramente da parte dei soggetti che intendono promuoverle. Io spero che qualcuno decida di fare queste azioni. Io sono un penalista, non sono un tecnico sulla materia civile, ma gli elementi per muoversi e che sono dettati dall'articolo 2043 del codice civile ce ne sono. Queste tre persone devono pagare non solo perché sono state sbugiardate, ma devono pagare perché volontariamente hanno dichiarato il falso, perché sostenere che 3.000 persone abbiano lanciato degli ululati quando questi nessuno li ha sentiti vuol dire essere volontariamente falsi, vuol dire voler arrecare un danno, e queste persone devono andare incontro alle loro scelte subendone le conseguenze necessarie. Ecco, quindi ricapitolando, caro avvocato Bussinello, nel caso in cui un tuo collega civilista in questo caso abbia a cuore l'Hellas Verona, la causa, il caso Muntari soprattutto nello specifico, può agire concretamente, certo, a raccolta di tutti i tifosi, esatto. E lì appunto
si può aprire un nuovo capitolo, certo, di questo caso. Certo, così come potrebbe farlo anche ovviamente l'amministrazione comunale, perché non dimentichiamoci che è stato leso anche l'immagine della città in quanto tale. Io auspico che questo avvenga e il mio invito ai tifosi è quello di fare quest'ulteriore reazione per far vedere che non siamo, che non possiamo accettare in maniera prona di essere infangati, ma siamo delle persone che amiamo stare con la schiena diritta e vogliamo far pagare agli altri gli errori che loro commettono, così come noi come tifosi abbiamo sempre pagato gli errori che noi abbiamo commesso.